Ciao a tutti ragazzi, musicisti che usate le pedaliere. Oggi vi voglio parlare di un alimentatore che ho acquistato sotto suggerimento di Davide Nicolai, di Nicolai Grandi Magazzini della Musica, ed è il Pedal Power Voodoo Lab 4x4. Eccolo qui, già montato in pedaliera. Come mai questo alimentatore è per me un alimentatore che sorpassa di gran lunga tutti gli altri alimentatori che ho provato fino ad oggi? Bene, perché questo alimentatore ha tutti i canali isolati, ma non solo, ha anche canali ad alta corrente, cioè con un amperaggio molto più alto, per andare ad alimentare pedali digitali. Io in pedaliera di digitale ho il Future Impact e ho anche l'Eventide Pitch Factor, ma non sottovalutiamo anche il fatto che anche il nostro Chromatic Tuner è anch'esso un pedale digitale. Nella scatola dell'alimentatore, oltre ai classici cavi di connessione tra l'alimentatore e i pedali, troviamo anche questi tre cavetti in più. Allora, il primo cavetto che troviamo è questo, cioè con questo cavo noi possiamo alimentare anche i pedali che hanno il connettore, come il Big Muff, che hanno ancora la connessione con il mini jack. Poi un altro cavo particolare è quello per la corrente alternata, quello che noi usiamo proprio, cioè io uso per alimentare il Pitch Factor. E poi abbiamo un altro cavetto molto particolare, che è il cavo che ci serve per mettere una batteria e far alimentare il nostro pedale a batteria. Questo serve soprattutto per quei pedali che hanno un forte ronzio, e quindi alimentandolo con una batteria a 9 volt andiamo a togliere quel ronzio. Spero che vi sia stato utile questo video. Un abbraccione a tutti e un bacio. Ciao.